Qui parla Rourke. Sono stato richiamato a Kent. Winters, Croft è tutta tua. Base, qui Cardinal 2, i corpi sono atterrati. Cristo santo, dobbiamo fermarla. Qui Cardinal 2, ho beccato una scheggia, cambio posizione. Ehi, tutto ok? Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, non è così. Possiamo farcela. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Jonah! Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. E di che tipo di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Aspetta. Non è Maya. L'indizio è stato lasciato da un missionario del XVII secolo, Andres Lopez, un gesuita. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro, cristiano. Ecco cos'è. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Paiti. Andiamo. La strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. D'accordo. Come farei senza di te?
chiesa di San Juan. Dividiamoci. Cercherò tracce di Lopez. Io chiederò in giro. Vediamo cosa scopro. La mia amica Sara è un'archeologa. Lavora qui vicino. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe fantastico. Non ho abbastanza spazio. I volti di pietra sono sempre stati l'ossessione di Sara. La gente di solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Avi, puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere. ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Allora. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Sto seguendo un enigma. Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. Non voglio pestarti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. Dovrei cominciare dalla biblioteca. Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Certamente, grazie. Oiga, discúlpete. Si está herida, nunca me... Lara, hai trovato nulla? L'amica di Abby ha parlato di una cripta vicino alla biblioteca. Ci vediamo lì. Este lugar es mágico. Quindi c'è una cripta qui nei dintorni? Una cripta segreta. Perché segreta? Ogni volta che c'entra Lopez c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di interessante? Un opuscolo. 7 passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile. Vai pure. Io resto che sembra semmi il más grande amor por Jesús y María. Concédeme de parte de nuestro Señor. Sembra un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no? John, sento qualcosa. Ci siamo quasi. Cerchiamo in giro altre tracce di Lopez. E sotto le sue ali troverai rifugio. Sotto le sue ali. Fondatore della setta Dex. Parlano di fondi stanziati per il restauro della biblioteca. Un aerone e un'eclissi. John, questo libro descrive l'arrivo di uno straniero alla missione. Fu lui a fondare la setta dei sette. Forse era Lopez. È come sull'opuscolo. Ci stiamo avvicinando. Dobbiamo cercare ancora. Ah.
il sole sarà oscurato e la luna non splenderà più. Jonah, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai il rifugio. Che significa? L'airone e l'eclissi. Ma certo, cerca un airone e un'eclissi. C'è un affresco intero qui. Vera Cruz, la vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento. È inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave da Dominus? In qualche modo. Penso che è troppo giovane. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce. Seconda stazione. Gesù cade per la prima volta. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Ambulate dum lucem abetis. Camminate finché avete luce. Funzionate. Vorrei mai essere sepolto qui, con la testa dietro qualche croce. Camminate finché avete luce, così che l'oscurità non vi sorprenda. Sembra un suggerimento. O una minaccia. Sembra la Vergine Maria. Terza stazione. Gesù incontra sua madre. Lo specchio sporco. Ti tiro su io. Indica la via. Che è successo a questa gente? Sembra che la luce abbia attivato qualcosa. Lara! Tutto bene?
Meno male che era un po' arrugginito. Deve essere la quarta stazione. Già. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Sembra che queste persone siano state torturate. Pensi al suo. Questa non era semplicemente una vita. Sia quello giusto. Stazione. Gesù cade una seconda volta. Lara, è quello che credo io. Di nuovo la Via Crucis. Ma con le mummie. Non è blasfemo. Non è detto. Forse stavano rendendo il loro ultimo omaggio. Oppure erano solo malati. Deve essere la sesta stazione. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Sembra una chiesa. Questi sono in posa come monaci. Mm-hmm. Lopez ha ricreato la crocifissione con delle mummie. Non è blasfemo. Credo che questo fosse un luogo di culto per una setta segreta. Esatto. Scommetto che è la setta dell'opuscolo. Mm-hmm. È disgustoso. Meno male che non c'ero. Lo stanno portando. Questi sono in posa come monaci. Mm-hmm. Non è blasfemo. Credo che questo fosse un luogo di culto per una setta segreta. Esatto. Scommetto che è la setta dell'opuscolo. Sta portando la croce. Gesù è inchiodato alla croce. Quell'iscrizione. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere. Non farti contagiare da Lopez. Ha già causato abbastanza danni. Che è successo qui? Lopez ha voluto che il suo discepolo lo murasse vivo e poi... Bang. Zero testimoni.
scrigno di Ishe. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Ci ha condotti a questa ricerca assurda. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Per tenere lontana la Trinità. E la gente di Paititi. Ormai l'aveva totalmente ossessionato. Lei dov'è? Non lo so. Io voglio solo lo scrigno. Fottiti! Allora non ci servi. Amaru! Fermi! Devi liberarlo. Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Purtroppo è vero. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Ma era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Tu l'hai fatto uccidere. Tuo padre, alla fine, avrebbe reso nota Paititi. Tutto ciò che amo, tutto quello per cui ho lottato. Il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo, invece? Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni. Non ero che una bambina. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà, secoli e secoli di indipendenza, migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta.
Non è troppo tardi. Puoi onorare un Uratu e così ridare vita al sole. No. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo assassino. E tu, Lara? Quante vite hai voluto spezzare? E per cercare che cosa? Lara, scappa! Fermatelo! Quello appena passato? Sì. Dovremmo chiamarlo? Col cavolo! Se cambia qualcosa negli ordini ce lo dirà lui. Spero di vederlo quando lo estrarranno.